Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere appunto con due mazzi per quanto riguarda i tarocchi Casanova Tarot, per quanto riguarda il mazzo oracolare Sexual Magic Oracles. Questi sono due mazzi molto belli che a me piacciono particolarmente perché parlano d'amore, ma parlano anche di passione, di istinto, di energia vitale e di Eros. Quindi che cosa andremo a chiedere a questi due mazzi, ovviamente primariamente ai tarocchi e successivamente appunto agli oracoli. Noto il suo interesse attraverso degli sguardi, dei sorrisi, noto la sua attenzione, percepisco la sua attrazione nei miei confronti e ovviamente anche lui piace a me. Ma questa persona non si è ancora fatta avanti, ossia non ha ancora dimostrato concretamente il suo interesse e la sua attrazione. Sbloccherà questa situazione? Cioè ci sarà, per esempio, un invito ufficiale? Quel messaggio in più che può farmi capire che ci può essere realmente qualcosa tra me e lui? Quindi cerchiamo di capire come nel presente questa persona vive la conoscenza con voi, perché vi guarda, perché vi osserva, perché vi sorride. Cerchiamo di capire dunque se le vostre percezioni sono corrette. Cerchiamo di capire anche cosa lo blocchi, perché sino ad ora questa persona non ha agito concretamente. E cerchiamo di capire se lo farà in tempi più brevi, cioè grosso modo entro i prossimi 15-20 giorni, e successivamente per quanto riguarda tempistiche un po' più lontane, quindi ovviamente qualche settimana, anche qualche mesetto in là. Quindi l'evoluzione ovviamente del vostro rapporto. Quindi come avrete capito utilizzeremo appunto il metodo a 4 carte e ovviamente poi ci faremo anche aiutare dai Sexual Magic Oracles per avere delle notizie in più per quanto riguarda sia il presente che poi ovviamente successivamente anche il futuro. Quindi 4 carte anche con i Sexual Magic Oracles. Momentaneamente però allontano appunto il mazzo di oracoli e inizio appunto a mescolare gli arcani per il principio di sincronicità. Chiunque dunque incappi in questo video e stia vivendo una conoscenza ancora embrionale con una persona che dimostra il proprio interesse e soprattutto la propria attrazione fisica, cerchiamo dunque di capire se questa persona riuscirà ad andare oltre questi continui sguardi, questi sorrisi, questo interesse però poco concreto, appunto giungendo ad una fase di maggior concretezza e realizzazione. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, allontano momentaneamente anche in questo caso il mazzo proprio per fare posto ovviamente il più possibile. Allora,
Vediamo un po'. Iniziamo dunque dalla prima posizione, ossia appunto il presente, cioè questa persona cosa pensa di voi e ovviamente cosa prova per voi. E qui abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora, vi piacete? Cioè, i bastoni, ragazzi, rappresentano in assoluto la carta che ovviamente le carte che ovviamente si riferiscono e si rifanno direttamente all'erotismo. Ovviamente, in particolar modo, l'asso di bastoni ha ovviamente una forma fallica, direi piuttosto evidente, e chiaramente anche poi tutte le conseguenti carte di bastoni ci rimandano all'eros, all'attrazione, alla passione, al fuoco. Il cavaliere di bastoni è un uomo profondamente preso fisicamente, diciamo molto attratto, che quando vi vede non può fare a meno di desiderarvi, cioè per lui è impossibile. Il cavaliere di bastoni ci parla di un uomo, vi ripeto, molto fascinoso, di un uomo che piace e a cui piacciono le belle donne. O comunque una persona che ama la bellezza, ama la sensualità e ama anche molto la sessualità. Quindi è una persona ovviamente molto presa, vi ripeto, da voi, ma anche dalla situazione, perché il cavaliere ama farsi intrigare in qualche modo e quindi anche eccitare da delle situazioni proibite. Quindi è una persona che magari pur avendo qualcun altro al suo fianco, pur restando magari frequentando altre persone, o un'altra persona, può comunque lasciarsi a volte un po' deviare dalla retta via, proprio perché in qualche modo molto attratto da qualcosa che reputa estremamente di bell'aspetto e a cui non sa dire di no. Non dico che è per forza il classico traditore seriale, d'accordo? Però effettivamente rispetto agli altri cavalieri, quindi di spade in particolar modo, ma anche di coppe e di denari, il cavaliere di bastoni è colui che si lascia guidare molto di più dagli istinti. Appunto, parliamo di bastoni, d'accordo? Cioè molto spesso le sue scelte anche sentimentali generalmente risentono proprio di questo. Cioè, generalmente il cavaliere di bastoni, nel momento in cui deve scegliere una compagna, sceglie la donna che più lo attrae. Cioè, è una caratteristica importante, una condizione sine qua non attraverso la quale lui ovviamente vada a scegliere una compagna piuttosto che un'altra. Quindi è una persona molto focosa, è una persona molto appassionata. Ed è ovviamente una persona che in questo momento vede in voi l'elemento per eccellenza per quanto riguarda appunto i suoi desideri e ovviamente, vi ripeto, la sua carnalità. Voi piacete molto a questa persona, quindi questa persona ovviamente ha messo i suoi occhi su di voi perché vi ritiene esteticamente una donna molto bella. Tra l'altro, il cavaliere di bastoni non sta più nella pelle, cioè generalmente i cavalieri rappresentano dei movimenti molto veloci. Quindi conta questa persona o di contattarvi nel caso in cui possa farlo, o comunque di, diciamo, spingere un po' sull'acceleratore per poter arrivare a voi in maniera più decisiva e decisa. Quindi ha intenzione di buttarsi rispetto a come ha fatto sin d'ora in questa situazione senza troppo magari pensarci. Già di suo la logica e la razionalità la mette da parte, in questo caso ancora di più. Quindi ha intenzione e aspettatevi, tra l'altro a breve, già ve lo preannuncio, al di là poi di quelle che saranno le carte del futuro, ma un suo movimento che vi possa in qualche modo sorprendere, scioccare ovviamente positivamente, qualcosa di veloce, di repentino, che possa portare ad un cambiamento. A seguito probabilmente anche cavaliere di uno spostamento, perché generalmente i cavalieri si spostano nel tempo, ma anche nello spazio. Quindi questa persona potrebbe, per esempio, avvicinarsi a voi.
sia da un punto di vista professionale o per questioni professionali, sia da un punto di vista strettamente personale. Quindi potrebbe, per esempio, traslocare e abitare molto più vicino a voi rispetto a prima. È un esempio, d'accordo? O potrebbe tornare da un viaggio o comunque da ripetuti spostamenti. Quindi questa persona ha tutta l'intenzione di farsi avanti e lo farà perché già nel presente ci sta pensando. Quindi c'è una certa progettualità. Ragazzi, parliamo di bastoni. I bastoni rappresentano la concretezza dell'agire. Quindi è una persona che ha tutta l'intenzione di contattarvi, vi ripeto, nel caso abbia il vostro numero di telefono, oppure comunque di chiedervelo o di salutarvi, comunque di essere più esplicito nel ovviamente avvicinarsi a voi. Quindi qui c'è proprio il desiderio di iniziare a corteggiarvi in maniera molto più, vi ripeto, diretta, che ovviamente escluda qualsiasi tipo di dubbio. D'accordo? Quindi ha il coraggio di farsi avanti, assolutamente sì. E lo vorrà fare in modo molto molto veloce, proprio perché è un cavaliere, quindi si sposta velocemente. Quindi cavaliere di bastoni in particolar modo ci parla proprio di ottime notizie, di successo, di cambiamenti repentini, tra l'altro vi ripeto inaspettati, che ovviamente porteranno ad uno sviluppo importante da un punto di vista pratico, quindi anche erotico. Questo è quello che pensa questa persona. Quindi è una persona, vi ripeto, appassionata, è una persona che quando vi vede in qualche modo va in tilt, perché gli si attivano praticamente solo ed esclusivamente, diciamo, quegli ambiti del proprio inconscio, ma anche della propria anatomia, che evidentemente gli fanno pensare a voi in un determinato modo, quindi nella maniera più, diciamo, sensuale possibile. Quindi voi non siete assolutamente indifferenti a questa persona. Anzi, vi ripeto, che conta di muoversi a breve. Proprio perché vuole sbloccare la situazione. Evidentemente, per come è questa persona, le cose stanno andando anche fin troppo a rilento. Quindi è una situazione che lo sta un po' infastidendo. Perché una delle caratteristiche, tra l'altro, forse più aspre del cavaliere di bastoni è l'impazienza. Cioè, evidentemente dal suo punto di vista sta temporeggiando anche fin troppo. Si è perso anche troppo tempo. D'accordo? Vediamo però a questo punto che cosa però obiettivamente lo ha bloccato sino ad ora. Cioè, cosa obiettivamente sino ad ora lo ha tenuto comunque distante da voi, motivo per cui questa persona non si sia ancora fatta avanti in maniera concreta. E qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, ragazzi, la carta del 10 di coppe ovviamente ci parla di un rapporto che questa persona appunto potrebbe, come vedete, appunto avere con un'altra donna o comunque anche solo una frequentazione. Quindi attenzione perché questa persona non è libera. Il 10 di coppe parla di un rapporto stabile che evidentemente dura o perdura da molto tempo. Quindi questa persona potrebbe proprio avervi nascosto la presenza di una compagna ufficiale o comunque non necessariamente una moglie, una fidanzata, ma anche una persona che comunque lui sta frequentando. Il 10 di coppe quindi ci parla proprio, ahimè, di un legame. Non necessariamente, vi ripeto, un legame da 20 anni. Ma comunque la presenza di un'altra persona nella sua vita che lui sta frequentando, perché qui parliamo proprio di coppe e tra l'altro il 10 di coppe che ci parla proprio della famiglia, comunque della casa, dell'ambiente domestico, quindi è una persona, l'altra donna, che frequenta la sua casa o che comunque potrebbe già far parte del suo nucleo familiare. Quindi o potrebbe essere una moglie, una compagna, una fidanzata, una convivente. Oppure, ovviamente, una persona che lui sta frequentando, ma comunque con delle aspettative importanti da parte soprattutto dell'altra ragazza, dell'altra donna, d'accordo? Perché obiettivamente, come diciamo, definizione canonica del 10 di coppe, c'è proprio quella della famiglia, quindi di un rapporto comunque consolidato.
Addirittura il 10 di coppe a volte parla di una persona che è già genitore, quindi potrebbe essere già padre, quindi potrebbero avere dei figli. Quindi attenzione a cercare di capire bene che questa persona non sia del tutto libera. Vi ripeto, può essere comunque un rapporto impegnativo, quindi un matrimonio comunque con figli, oppure anche semplicemente una frequentazione. Ma qui questa persona qualcuno ha e sente, cioè non è una persona libera come l'aria, nel caso in cui ve l'abbia detto. Ovviamente vi ha mentito. D'accordo? Perché qui invece c'è un'altra persona. Ed è, vi ripeto, una persona che ovviamente non ha nessuna intenzione di allontanarsi appunto da lui. Proprio perché ci sono dei sentimenti, parliamo di coppe. Quindi questa persona sta investendo nel rapporto con lui. Anche lui, obiettivamente. Però, cosa vi ho detto con questo cavaliere di bastoni? Che questa persona, da quando ha visto voi, è andata un po' in tilt. Perché l'attrazione che prova per voi è magnetica e di conseguenza sta facendo molta fatica. Però, obiettivamente, qui c'è un'altra persona. O comunque anche semplicemente un'altra frequentazione. Qualcuno che potrebbe appunto avere un legame importante con lui o anche meno vincolante, ma comunque un'altra persona. Quindi nel caso in cui vi dica di essere completamente libero e single da 10 anni, è un racconto inverosimile. D'accordo? È chiaro che in questo caso il 10 di coppe ci parla dunque di un rischio. Cioè il rischio di che cosa? Litigi, conflitti nell'ambito di questo rapporto o anche semplicemente di questa conoscenza. In 10 di coppe, vi ripeto, parla di una donna che potrebbe già essere inserita o nel suo ambito familiare, quindi i suoi genitori, i genitori di lui potrebbero essere a conoscenza del loro rapporto o avere comunque amicizie in comune, oppure potrebbero essere colleghi di lavoro e di conseguenza lei è ben conosciuta. Quindi questa persona teme, e nel momento in cui si avvicini a voi, qui scoppia uno scandalo. Perché teme che qualcun altro possa comunque scoprirvi. È chiaro che il 10 di coppe in accezione negativa, quindi come blocco, non rappresenta soltanto una terza figura che può in qualche modo intervenire nell'ambito ovviamente di una vostra conoscenza più approfondita, ma ci parla anche di un rapporto loro che però ovviamente non è del tutto idilliaco, cioè anche se lei sta investendo e anche se lui inizialmente ha provato ad investire in questo rapporto, però il 10 di coppe ci parla comunque di una situazione di differenza, anzi direi differenze caratteriali notevoli. Cioè queste due persone non sono sicuramente l'una l'anima gemella dell'altra, cioè non sono complementari. Qui ci sono delle differenze caratteriali molto importanti che li portano spesso a litigare. Quindi è un rapporto già di per sé conflittuale tra due persone molto diverse caratterialmente. Ecco perché lui obiettivamente si sta guardando intorno. Quindi non necessariamente perché sia, vi ripeto, un traditore seriale, ma perché obiettivamente con lei qualcosa non funziona, soprattutto nel caso in cui sia il rapporto tra marito e moglie, che magari dura da tanti anni e questa persona ormai obiettivamente è stanca di questi continui litigi. Perché vi ripeto, ci sono delle differenze caratteriali molto importanti tra lui e lei, sono molto diversi, non sono assolutamente complementari. E chiaramente queste differenze stanno venendo sempre di più a galla, sino ovviamente a stancarlo. Quindi ci sono molti litigi, ci sono molti conflitti, c'è la paura anche di essere mal giudicato da parte, vi ripeto, dell'ambiente che li circonda e da parte anche delle rispettive famiglie, nel caso in cui sia un rapporto importante. Quindi sicuramente è una situazione che lo sta bloccando notevolmente, perché ovviamente qui c'è la presenza di un'altra persona. D'accordo? Quindi è un legame che lui ad oggi non ha ancora troncato, assolutamente.
o anche semplicemente una conoscenza che non ha ancora interrotto. Quindi è ancora in essere questa conoscenza, questa frequentazione o comunque questo matrimonio, questo fidanzamento. Vi ripeto, a prescindere dalla durata di questo rapporto, a prescindere dal ruolo reale, più o meno ufficiale di questa donna, però c'è tutt'oggi, cioè si sentono e si vedono queste due persone, d'accordo? Ecco perché, motivo per cui lui sino ad ora non ha esplicitato in maniera chiara il suo desiderio nei vostri confronti. Perché, vi ripeto, questa persona teme di creare ulteriori difficoltà nell'ambito del suo rapporto, soprattutto, vi ripeto, nel caso in cui sia una persona sposata e con figli, per cui qui potrebbero effettivamente, ovviamente, venire fuori problemi non indifferenti. D'accordo? Ma parliamo anche di coppe, cioè questa persona teme un po' la confusione sentimentale che l'iniziare un rapporto con voi possa poi comportare. Perché ovviamente, vi ripeto, in questo caso lui è legato a quest'altra persona, però nel momento in cui possa iniziare un rapporto più approfondito con voi, un rapporto che abbia anche un riscontro fisico, pratico, importante e obiettivamente concreto, è chiaro che questa persona si troverebbe poi nel dubbio di fronte ad un bivio, ad una scelta. E questa persona, 10 di coppe, teme di chiudere un ciclo e iniziarne uno completamente nuovo, anche se in qualche modo lo sogna, lo pensa, lo immagina, ma ne ha paura, perché voi sapete che le carte di grado 10 rappresentano sempre la chiusura di un ciclo, quindi in realtà il loro rapporto è arrivato, diciamo, alla frutta, però chiaramente un conto è pensarlo, un conto è mettere in atto una chiusura, eh. Quindi è chiaro che questa persona sa che tra di loro ci sono troppe differenze caratteriali, ci sono troppe difficoltà, litigi, momenti anche di collera obiettivamente importanti. Ma chiaramente, vi ripeto, un conto è esserne consapevoli, che è comunque un passo importante, però ovviamente poi si tratta di, anzi, si tratterebbe di tradurre quello che si ha dentro in effettivo comportamento. E questo va un po' a rallentare le cose. D'accordo, quindi sa che prima o poi questa persona si dovrà allontanare da questa donna, quindi sa che il suo rapporto con voi è ovviamente pronto per iniziare ed eventualmente anche per sostituire proprio voi a quest'altra persona, però vi ripeto, non è ancora pronta questa persona ad attuare fattualmente una situazione di questo genere. Ecco perché sino ad ora questa persona si è trattenuta. Perché ovviamente nella posizione dell'ostacolo che realmente sino ad ora lo ha trattenuto dal, diciamo, esplicitare quello che prova e pensa per voi e di voi, è proprio una carta che ci parla del sentimento che c'è stato o comunque del rapporto che c'è tuttora con un'altra donna. Allora, in questa posizione invece ci occupiamo del prossimo futuro, cioè come agirà questa persona entro pochi giorni. Quindi nei vostri confronti, quali sono le novità? Quindi se ci sarà uno sblocco effettivo della situazione. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo l'arcano del giudizio. Allora, l'arcano del giudizio ci parla, ovviamente, ragazzi, di una presa di coscienza importante. Cioè, questa persona ovviamente si metterà appunto a nudo, vedete come sta facendo questa splendida ragazza, proprio per mostrarsi in tutto ciò che prova, in tutto ciò che pensa, nei vostri confronti. Quindi ci sarà sicuramente un momento culminante. È un'energia molto forte, molto potente, di concretezza. Cioè qui ci sarà un'azione concreta che porterà allo sblocco della situazione. D'accordo? Quindi vedete il viso di questa ragazza? C'è comunque della timidezza, della diffidenza, della ritrosia, anche un po' della vergogna, ma c'è comunque consapevolezza e l'imminenza di una decisione. Quindi, nonostante in qualche modo ci sia comunque un mostrarsi apertamente attratta da voi, questa persona comunque avrà sempre, almeno inizialmente, un atteggiamento, vi ripeto, quasi timido, quasi imbarazzato.
ma se non altro inizierà finalmente un percorso di presa di posizione importante, di coscienza, di autocoscienza e di rivelazione a se stesso e ovviamente a voi di ciò che prova e pensa per voi. Quindi il giudizio rappresenta una porta che si apre, quindi finalmente c'è il risveglio. Il risveglio di cosa? Della consapevolezza. Quindi il giudizio ci parla di un'azione concreta, potrebbe essere, vi ripeto, un messaggio, una telefonata, anche uno scambio comunicativo che questa persona non ha mai osato fare prima. Rappresenta un'energia di movimento, una forte concretizzazione della situazione che sino ad ora non c'è stata. Vi ripeto, nonostante magari appunto una certa timidezza, una certa diffidenza, una certa ritrosia magari iniziale, per imbarazzo, ma una volta superato l'imbarazzo, questa persona agirà. Quindi raccoglierà tutte le sue forze per potervi dimostrare obiettivamente quello che prova per voi, ossia tutta l'attrazione che questa persona prova nei vostri confronti. D'accordo? È chiaro dunque che questa persona, vi ripeto, prova per voi non solo attrazione, ma anche un'emozione. Perché il giudizio, vi ripeto, ci parla proprio anche di imbarazzo, quelle, diciamo, sensazioni tenere, dolci, nel momento in cui ci troviamo di fronte a una persona che ci piace tanto, per cui magari ci si bloccano le parole in bocca, per cui magari proviamo una sorta di vergogna, anche semplicemente nel salutare questa persona, anche semplicemente nel guardarla, per esempio, quei secondi in più, nello sfiorarle la mano. Ecco, tutti questi piccoli segnali saranno fondamentali, anche e soprattutto per voi, direi, per capire che finalmente questa persona è pronta per iniziare un nuovo percorso con voi. Perché questa persona lo sarà. D'accordo? Quindi, finalmente ci si metterà a nudo. Finalmente questa persona espliciterà, vi ripeto, in maniera importante quello che pensa e prova per voi. E ci sarà in particolar modo, questo è quello che ci viene suggerito appunto dal giudizio, un momento, vi ripeto, importante, che chiaramente vi servirà proprio per trovarvi, vedete, faccia a faccia, l'uno di fronte all'altra. Quindi in realtà, a mio avviso, il giudizio non rappresenterà tanto o non immediatamente semplicemente un messaggio, quanto veramente un vedersi, un incontrarsi, a cui poi ovviamente potrebbe seguire sicuramente uno scambio di messaggistica, questo sicuramente, ma ci sarà un importante momento in cui avrete probabilmente modo di guardarvi negli occhi. Per esempio, nel caso in cui sia una conoscenza social, questa persona potrebbe proporvi una videochiamata in modo da potervi vedere, e da qui scatterà la decisione importante per poter in qualche modo appunto decidere il da farsi. E questa persona si lascerà andare, troverà soluzioni, magari anche insperate, a questa situazione che obiettivamente sino ad ora lo ha bloccato, quella del 10 di coppe. D'accordo? Quindi ci sarà anche una sorta di ricompensa per voi delle attese. Quindi ci sarà un grande cambiamento, che per voi è obiettivamente un po' inaspettato, una sorta di regalo, una sorta di sorpresa importante. Quindi verranno superati i vecchi schemi e le vecchie abitudini. Quindi qui c'è qualcosa di meritato e l'inizio, l'arrivo di qualcosa di nuovo con questa persona, che andrà a cambiare definitivamente il corso del vostro rapporto. Quindi sarà una sorta di punto di non ritorno. Per cui il giudizio ci parla anche di proposte, dichiarazioni, comunicazioni e, vi ripeto, in tempistiche molto veloci, perché il giudizio è tra le carte effettivamente più veloci in quanto a tempistiche. Cioè si parla di qualche giorno, massimo un mese circa.
Quindi obiettivamente questa persona sì, si farà avanti e come? Anzi, è una persona che, ve lo dicevo però ragazzi, già dall'inizio con questo cavaliere, freme particolarmente per potervi ovviamente raggiungere e dimostrare in tutto e per tutto ciò che pensa e ciò che vuole da voi. Nonostante, vi ripeto, un po' di diffidenza, magari un po' di ritrosia, un po' di vergogna iniziale, quella bella timidezza, quell'imbarazzo. Che però comunque vi faranno capire obiettivamente che questa persona, vi ripeto, è molto attratta da voi. Quindi qui ci sarà proprio una svolta insperata e risolutoria per quanto riguarda appunto questa situazione. Il giudizio ci parla anche infatti di conquista, cioè questa persona vi farà capire che ha voglia di conquistarvi, che ha voglia di corteggiarvi, che ha voglia di conoscervi, che ha voglia di portare avanti questa embrionale conoscenza e questo desiderio così impellente che questa persona ha nei vostri confronti. E vi ripeto, è una carta di tempi brevissimi, da 1 a 3, massimo 4 settimane. Un giorno importante legato ovviamente a questo arcano è il giorno del sabato. Quindi fate particolare attenzione nel caso in cui abbiate la possibilità di vedere questa persona o di incontrare questa persona nel giorno di sabato. D'accordo? Quindi qui c'è proprio una svolta, la svolta decisiva finalmente al vostro rapporto. Allora, vediamo invece in questa ultima posizione l'evoluzione della storia, cioè obiettivamente come procederà, come proseguirà appunto la vostra conoscenza. Quindi, ovviamente, andando un po' più lontano nel tempo, quindi per quanto riguarda anche magari i prossimi mesi, cioè come evolverà la vostra storia a seguito proprio di questo grande cambiamento dato appunto dalla carta del giudizio. E qui abbiamo la carta del mondo, ragazzi. Guardate, tra l'altro sono due carte, l'una che ovviamente segue l'altra, quindi abbiamo il 20° e il 21° arcano maggiore, quindi qui effettivamente si arriva a un momento di svolta, eh? Quindi il percorso del bagatto giunge al termine, cioè in questo caso con la carta del mondo tutti i vostri sogni, se non altro i sogni che avete ad oggi nel presente in riferimento a questa persona, si realizzeranno. Il mondo rappresenta proprio un cambiare pelle, rappresenta proprio quel momento di svolta epocale nella vostra storia, che ovviamente vi porterà ad un nuovo modo di rapportarvi l'uno con l'altra, cioè ormai le cose diventeranno chiare per entrambi, quindi sarete assolutamente aperti l'un l'altro, ma ve lo già anticipavo con la carta del giudizio. Ovviamente il mondo ci parla anche sicuramente di incontri, ci parla anche di momenti di comunicazione importanti in cui questa persona vi espliciterà il desiderio di cambiare il proprio ciclo di vita sentimentale. Quindi questa persona sarà pronta in qualche modo a chiudere quel famoso ciclo di cui parlavamo con il 10 di coppe per iniziare una storia completamente nuova. Quindi il vostro cammino prenderà sicuramente una nuova piega. Questa persona ha voglia e avrà voglia, e ve lo espliciterà, di lasciarsi il passato alle spalle. Quindi dopo un cammino faticoso e magari anche lungo e costellato da grande pazienza da parte vostra soprattutto, qui ci sarà un grande successo. Quindi di fronte a voi si apriranno molteplici strade, tutte ovviamente positive, cioè davanti a voi ci sarà un nuovo cammino. D'accordo? Quindi il mondo parla di appagamento, di soddisfazione, parla di riconoscimento, di successo, di conquista avverata. Quindi vi si aprirà, vi ripeto, il mondo appunto. Cioè, obiettivamente in questo caso non ci saranno più dubbi, cioè questa persona vi farà capire chiaramente che quello che prova per voi e quello che vuole da voi è qualcosa di molto più chiaro, molto più completo. Questa persona molto probabilmente vi percepisce complementare a lui, perché il mondo ci parla appunto di completezza, di complementarietà, di un'unione e di una globalità che crea
un tutt'uno tra due persone. Quindi questa persona comunque sentirà di sentirsi bene con voi, riordinerà le proprie idee, ricorderà anche il proprio passato, anche magari quello che ha vissuto con questa persona, e comprenderà finalmente che obiettivamente, evidentemente, il suo percorso con questa donna è arrivato al termine. Questa consapevolezza e quindi questo aprirsi del vostro rapporto ad un nuovo percorso ovviamente non tarderà ad arrivare, perché se il giudizio ha tempi brevissimi, il mondo altrettanti, cioè le tempistiche sono velocissime, grosso modo da appunto 2-3 settimane al massimo, sino ad un massimo di 2 o 3 mesi. Quindi anche in questo caso aspettatevi ovviamente un proseguo importante della vostra storia, grazie a questo momento di concretezza che ci sarà fra di voi, per cui finalmente le cose saranno del tutto molto più chiare. Cioè, vi ripeto, vi si apriranno più strade che poi percorrerete ovviamente secondo la vostra conoscenza, che si approfondirà, e secondo ovviamente i vostri desideri. Ma da un punto di vista affettivo, qui c'è proprio il coronamento dei vostri desideri. Questa potrebbe diventare un'unione importante per voi, e anche duratura. Voluta anche molto dal karma, cioè il mondo ci parla comunque di un percorso karmico che sia voi che lui avete dovuto affrontare. Quindi evidentemente entrambi facevate parte del destino karmico l'uno dell'altra. Quindi ci sarà sicuramente un momento di grande armonia che ovviamente farà vivere il vostro rapporto in maniera ancora più importante e ovviamente profondo. Quindi qui non si sta parlando solo di incontri fisici che ci saranno, con il mondo c'è un appagamento generale, quindi anche in quello. Ma qui ci parla proprio anche dell'evoluzione importante, ovviamente, di un rapporto. Grazie in particolar modo al fascino che voi riuscirete in qualche modo ad esercitare su questa persona. Perché la carta del mondo, specialmente se la consultante è una donna come in questo caso, quindi come nel vostro caso, è chiaro che grazie alla vostra bellezza e al vostro fascino attirerete ancora di più l'attenzione di questa persona, che non potrà a questo punto più esimersi dal venire in maniera determinata incontro a voi. Quindi il mondo parla di fecondità, parla di felicità, vi ripeto, parla di ricompense e di circostanze favorevoli alla domanda della stesa. D'accordo? Anche se, vi ripeto, l'evoluzione soprattutto nel passato è stata lenta, ma comunque costante. Quindi non avete assolutamente nulla di cui temere. D'accordo? La carta del mondo a livello di tempistiche, vi ripeto, è una carta molto breve, quindi da 2-3 settimane a 2-3 mesi al massimo, ed è ovviamente in particolar modo legata alla piena primavera, quindi al mese in particolar modo di maggio, quindi come tempistiche ci siamo. Ovviamente ai segni zodiacali del Cancro e del Toro. Quindi come periodizzazione stiamo proprio parlando appunto di primavera, inizio estate. I giorni legati appunto alla carta del mondo sono il lunedì ed il venerdì, quindi oltre ovviamente al giorno di sabato. Saranno dei giorni importanti che scandiranno, diciamo, proprio l'evoluzione del vostro rapporto. Ovviamente, vi ripeto, tutte le eventuali ostilità ambientali ovviamente verranno meno. D'accordo? Perché qui c'è proprio la vittoria su tutto, anche eventualmente, vi ripeto, su nemici. D'accordo? Allora adesso chiediamo ovviamente anche qualche informazione in più ai nostri Sexual Magic Oracles. Di conseguenza cerchiamo di capire appunto nel presente, ad oggi, questa persona cosa pensa appunto di voi, cosa prova e pensa per voi. E ovviamente anche 2 carte in riferimento al futuro. Vediamo un po'.
Allora, iniziamo appunto con il presente. Vediamo un po'. Allora, prima carta. E qui abbiamo appunto la carta dell'attrazione. Allora, carta ovviamente che si commenta da sola, nel senso che è chiaro che questa è una persona molto, vi ripeto, attratta da voi. Ve l'avevo già detto con il cavaliere di bastoni. È una persona obiettivamente che prova sicuramente delle emozioni, ma chiaramente qui la passione sicuramente alle stelle. È chiaro che è una persona che vi ha messo gli occhi addosso da subito, appena vi ha visto. Siete diventate appunto, vedete, come simbolo del sole. Ha iniziato a ruotare attorno a voi grazie proprio alla vostra bellezza, alla vostra sensualità, alla vostra femminilità. E ovviamente lo avete attratto proprio come la luce attrae le falene e le aquile volano verso il sole. Quindi in realtà questa persona ha sempre sognato e sta tuttora sognando e immaginando di potervi, vedete, anche solo sfiorare. È una persona che ha un profondo desiderio di voi. E qui abbiamo la carta, ovviamente, della verità. Allora, in questo caso, come appunto vi dicevo con il 10 di coppe, questa persona ha un segreto purtroppo da svelarvi. Ovviamente il fatto evidentemente di avere un'altra donna al suo fianco. Ma è una verità che ovviamente vorrà dirvi e che prima o poi verrà a galla. Perché è una conoscenza, rappresentata appunto da questa carta, che come vedete ha come simbolo appunto la luna, quindi non è un'oscurità totale, è un'oscurità parziale, quindi è qualcosa che comunque alla lunga verrà ovviamente alla luce e anche se conoscerla potrebbe risultare destabilizzante per voi, comunque sarà importante perché chiaramente darà un nuovo slancio al vostro rapporto, quindi in qualche modo servirà comunque anche a voi questa situazione per appunto riuscire comunque a capire come potervi muovere, come agire con questa persona e soprattutto chi avete davanti a voi, quali potrebbero essere le reali difficoltà, d'accordo? Quindi sicuramente è una verità, vi ripeto, che potrebbe un po' destabilizzarvi, questo sicuramente, ma comunque vi servirà in particolar modo. Guardate come appunto gli oracoli vanno straordinariamente, diciamo, a ricalcare i significati appunto principali dei tarocchi che abbiamo appunto estratto. Ora appunto estraiamo altre due carte oracolari che ci parlano appunto del vostro rapporto in futuro. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, in questa posizione, come potete appunto ben vedere, abbiamo la carta della conquista. Allora, ve lo dicevo appunto anche con la carta del giudizio, che in effetti questa persona sentirà proprio l'urgenza di potervi appunto conquistare. Ebbene sì, cioè questa persona sicuramente avrà tutta l'intenzione di raggiungere il suo obiettivo. Qui abbiamo appunto di nuovo il simbolo del sole e ovviamente anche il simbolo dell'ariete, dove la conquista è il bisogno proprio primordiale, non solo dell'essere umano, ma soprattutto di questa persona. Questa persona avrà voglia e sentirà un profondo desiderio di esplorare qualcosa di nuovo, il rapporto con voi, il giudizio. Quindi nuove terre, nuove conoscenze, in questo caso la vostra vita, il vostro modo di essere, il vostro corpo. Quindi è chiaro che il vostro corpo, ma anche ovviamente la vostra mente, saranno terreno di conquista per questa persona e ci metterà tutta la forza, la buona volontà e la passione possibile. Questa persona, vedete come sta aggiungendo carica
da questa splendida ragazza, ma perché voi piacete molto a quest'uomo, ve l'ho già detto, ma vi sente anche molto complementari, eh? Ve lo dicevo anche con la carta del mondo. Quindi obiettivamente vi sente molto più simile a sé rispetto invece alla sua compagna che, come abbiamo detto con il 10 di coppe, invece percepisce come fortemente invece diversa rispetto appunto a se stesso. Quindi vi ripeto, questa è una situazione molto bella, una situazione molto importante che ovviamente andrà a modificare in qualche modo la vita di entrambi. Cioè, questa persona non riuscirà più a trattenersi. Ve lo dicevo con la carta del giudizio, si aprirà una porta. Vedete, questa persona entra focosa, passionale, con tutta la forza e la determinazione che ha per poter avere questa donna. Ed è questo quello che farà. Cioè cercherà in tutti i modi appunto di conquistarvi. D'accordo? In seconda posizione abbiamo l'alchimia, che carta meravigliosa. Allora, l'alchimia è una carta molto bella, secondo me, molto sensuale, ma anche molto dolce, se vogliamo, perché obiettivamente la carta dell'alchimia, dell'intesa, rappresenta, ecco, anche in questo caso il segno del toro e ovviamente il sole. Quindi, toro che è segno della sensualità, della vita godereccia, dell'amare, tutto ciò che si può toccare, assaggiare con mano. Quindi i sensi diventano veicolo fondamentale delle sue emozioni. E quindi anche ovviamente i sentimenti passeranno proprio attraverso il corpo. Cioè questa persona, ve lo dicevo ragazzi, approfondirà la conoscenza con voi partendo però da una profonda attrazione fisica e giungendo ovviamente sino al cuore. Quindi qui ci sarà un'intensa, diciamo, vita erotica molto appagante, ovviamente, che porterà questa persona a far sentire quanto la vostra chimica sia fondamentale e sarà il trampolino di lancio al provare dei sentimenti importanti, cioè il presupposto irrinunciabile ad un rapporto che potrebbe veramente diventare importante di lunga durata. È chiaro che questa è una carta che può rappresentare anche un individuo possessivo, un individuo geloso che comunque considera voi come qualcosa che gli appartiene e gli apparterrà. Ma vedete che qui abbiamo molto spesso il rimando al segno del toro, ve lo dicevo anche appunto prima con la carta del mondo. Quindi chiaramente questo ci fa presupporre ovviamente il fatto che questa persona possa appartenere al segno del toro o possa avere effettivamente un ascendente nel segno del toro oppure un tema natale ricco appunto nel segno del toro nei pianeti principali che strutturano soprattutto la sua vita emotiva ed erotica, che sono appunto la Luna, Venere e Marte. Cioè per esempio potrebbe avere Venere e Marte in toro, di conseguenza una persona sì particolarmente gelosa ma comunque anche molto molto focosa. D'accordo, quindi disposta a fare di tutto pur di potervi conquistare. E lo farà, vi ripeto, ma qui ci sarà un momento di svolta fondamentale che porterà appunto questa persona ad incaponirsi e quindi a voler fare di tutto e di più per finalmente giungere a voi. E questo è quello che accadrà, vi ripeto, anche con tempistiche direi piuttosto veloci. D'accordo? Questa è stata sicuramente un'ascesa molto bella e ovviamente molto molto positiva. Dunque ragazze, che dirvi? Buon incontro, buona evoluzione di questo rapporto e ovviamente a presto.